Il Giulianova batte 2-1 il quotato Cassino e avanza agli ottavi di Coppa Italia di Serie D. Il prossimo 28 novembre i giallorossi se la vedranno col Flaminia Civita Castellana. Il sorteggio dirà chi tra le due giocherà in casa la partita. Nel Giulianova assenti per squalifica Del Grosso, Ferrante e Tozzi Borsoi, Stallone rimedia con Ferrini centrale, Fazzini esterno destro, Frulla e Palladini in mediana con Forò. In avanti Torelli a sostegno di Di Paolo. Cassino con vecchie conoscenze d'Abruzzo, l'ex Vastese Prisco al centro dell'attacco, panchina per l'ex Val di Sangro Brac, per l'ex L'Aquila Carcione. Partita giocata a buon ritmo sin da subito con Forò che impegna a terra Della Pietra all'undicesimo, replica del Cassino al quarto d'ora con il colpo di testa di Ricamato e al diciannovesimo quando Lombardi dal limite non trova lo specchio della porta. Cassino più manovriero, Giulianova più incisivo in avanti, al 37esimo Torelli sfonda a destra e mette dentro, Di Paolo non riesce a girarsi ma appoggia a Forò, Della Pietra vola e si rifugia in corner. Il Giulianova però passa al 42esimo, punizione di Frulla, nel mucchio svetta Ferrini, Della Pietra risponde ma nulla può sul tap-in facile facile di Di Paolo. Il sinistro di Prisco precede di un soffio il fischio di Capriolo di Bari per l'intervallo. Al rientro il tecnico ospite Urbano gioca la carta del bomber Marcheggiani, ma il Giulianova a raddoppiare dopo appena 80 secondi, Frulla per Torelli che crossa dal fondo per il colpo di testa di un puntualissimo Di Paolo, doppietta per l'attaccante, ma partita non chiusa perché all'undicesimo Lombardi trova centroarea Mannone che di testa dimezza il distacco, 2-1, la partita si fa ruvida, il Cassino si riversa in avanti ma il Giulianova si difende bene nonostante i tanti giovani messi dentro da Stallone nella ripresa. Gli unici brividi per i giallorossi li fa correre Ricamato che al 40esimo non arriva su un traversone. Nel quinto e ultimo minuto di recupero indirizza centralmente dopo la spizzata di Prisco. Sciba blocca prima del triplice fischio finale. Nel dopogara il presidente Bartolini annuncia novità nei quadri dirigenziali del Giulianova. In settimana annunceremo l'entrata in società con la carica di direttore generale di Franco Teodoro. Franco un amico, è stato 2 anni fa allenatore della nostra juniores vincendo il campionato. Franco è uno degli amici che ho più cari qui vicino Giulianova, è giusto che faccia parte di questa società con un ruolo importante. Si sta adoperando per trovare dirigenti importanti. Prossimamente annunceremo un nuovo vicepresidente, ho avuto un colloquio prima della partita con questa persona, diremo il nome quando avremo fatto tutto, però ecco, Franco Teodoro avrà il ruolo di direttore generale e anche in parte quello di direttore sportivo perché sono due ruoli che non abbiamo, quindi farà il direttore a 360 gradi sia in campo che fuori dal campo, quindi piano piano stiamo costruendo una società che possa ambire a fare questa categoria nella maniera migliore e un giorno, chi lo sa, sperare di fare un altro passo in avanti.